C'è questa seconda edizione della festa regionale di Città del Vino, dopo la prima edizione che si è svolta nel 2023 ad Atessa, in provincia di Chieti. Quest'anno si è scelta Torano Nuovo, provincia di Teramo, e quindi siamo anche qui in questa bella sala per presentare questa festa regionale che si svolgerà il prossimo weekend, 30 novembre sabato e 1 dicembre domenica. Sono coinvolti oltre 22 comuni e ben oltre 45 etichette. Di questi comuni regionali e quindi ci sarà davvero, insomma, il vino sarà al centro dell'attenzione, raccontato dagli esperti dell'AIS, ci sarà anche un convegno nel quale parleremo di enoturismo attraverso la voce anche qui delle figure sicuramente di maggiore esperienza e di maggiore cultura dell'enologia. Non mancheranno anche altri momenti, di folklore, momenti di gastronomia, momenti di degustazione, momenti anche di visite guidate per far conoscere quelle che sono le bellezze anche architettoniche del nostro territorio, grazie alla collaborazione con il gruppo FAI Giovani di Teramo. Quindi, insomma, tutti gli ingredienti per poter ospitare tante persone nel nostro piccolo, piccolo comune. Momenti anche per pensare al Natale, perché ci saranno anche i mercatini. Esattamente, quindi diciamo, iniziamo ad assaporare l'atmosfera natalizia e quindi ci saranno anche dei mercatini dove poter fare acquisti. Noi siamo un'associazione di comuni, una delle più grandi dopo Lanci, e in Abruzzo abbiamo una bella presenza, siamo il 10% dei comuni, 31 su 305, quasi tutti i comuni, che fanno vino. E per far conoscere appunto anche all'interno dell'Abruzzo le varie cantine, organizziamo per questo fine settimana, 30 novembre, 1 dicembre a Torano Nuovo, la seconda festa regionale dei comuni delle Città del Vino, che naturalmente ospiteranno ogni comune, ogni ente all'interno del proprio stand, delle cantine. Siamo 19 i comuni presenti, io sono sindaco di Tollo, è una grande occasione per far conoscere i nostri vini anche in Abruzzo, perché guardi, noi abruzzesi, io giro l'Italia, fra qualche ora partirò per il Trentino, e non sempre sappiamo, siamo coscienti di quanto l'Abruzzo venga e anche l'Abruzzo vitivinicolo venga apprezzato e stimato. Il nostro Montepulciano è apprezzato e bevuto dovunque. Quindi questo evento serve a dare vetrina alle nostre splendide cantine, che sono eccezionali, ma anche a fare cosiddetto marketing interno, a far capire agli abruzzesi che noi abbiamo grandissime potenzialità. Molti risultati li abbiamo raggiunti, ma abbiamo tutte le carte in regola per fare sempre meglio.